fidati di me, io so quel che faccio. Sai, Doro, la nostra città non dovrebbe avere parchimetri solo per le auto. Dovrebbero metterli anche per le persone che oziano lungo il marciapiede. Un parco persone, Emmet? A me sembra un'idea ridicola. Sei tu che dici sempre che bisogna accettare le nuove idee, Doro. A proposito di novità, li hai mai assaggiati quelli? Sono molto buoni. Vengono dal Giappone. Vuoi anche tu? Offro io. No, grazie. La loro vista mi ha appena ucciso l'appetito. Mangiare un panino in pace. Sei pronta ad uccidere qualcosa di più grosso dell'appetito? Con chi stai parlando? Nessuno. Ci penso io! Sbrigati! Fallo scendere di lì! Sledge! Non dirmi che è stata solo la forza di volontà a tenerti attaccata a quell'auto. Infatti, la manica sarà impigliata nel tergicristallo. Capitano, volevo chiarire che a mio parere le azioni di Sledge di oggi erano tutte ben intenzionate. Emmer, ben intenzionato? È come dire che Gary Hart è poco fotogenico. Ma non è poco fotogenico. Ah, ho capito. È una frase sarcastica. Allora, state a sentire. Il nostro distretto Gianello, il 33esimo, ha chiesto il nostro aiuto. Uno dei loro investigatori è stato assassinato qualche settimana fa e hanno chiesto la nostra assistenza per risolvere il caso. Signore, posso chiedere com'è stato ucciso esattamente l'investigatore in questione? Qui dice che l'investigatore Ginsberg è stato accoltellato alla schiena 17 volte. Forse è stato un suicidio. Insomma, può darsi che fosse così agile da arrivare fino... Perché il capitano non prende mai in considerazione le mie teorie? Perché di solito hai torto. Come quando volevi collegare la scomparsa di quell'evaso con la recente tournée di Michael Jackson. Secondo il mio parere, questo Ginsberg era una persona alquanto sospetta. La sua morte non mi convince. Ah, questo è interessante. Qui dice che il defunto investigatore Ginsberg aveva una cosa in comune con te. Rifiutava apertamente di lavorare in coppia con una donna. Ginsberg, in questo ti assomiglia, era misogino. No, no, aspetta un momento, signorina. Solo perché una volta ho fatto un massaggio ad un uomo non vuol dire che io sia un misogino. Sledge, dovremmo andare al 33esimo distretto domani mattina per condurre delle interviste. Ti aspetto qui alle 8. Comincia a prendere iniziative da uomo, Doro. Ogni giorno che passa perdi sempre di più la tua femminilità. I miei complimenti. Oh, beh, grazie. Cercherò di continuare. Non avete prove. Dovete lasciarmi andare. Ispettore Emmer, agente Jenkins, ci siamo conosciuti questa mattina. Oh, già, ricordo. Come sta il suo compagno? A parte la commozione cerebrale, le due braccia rotte e le contusioni, sta bene. Ah. Come vede, io sono incolume. Oh, questa è la mia compagna, Dory Doro.
Vorrei solo dirle che sono spiacente per quel piccolo incidente di stamattina. Oh, non è assolutamente necessario che si scusi, ispettore. Tutte le sue azioni erano completamente giustificate. Sledge, ti sei trovato una fan. Ora hai un'autentica ammiratrice. Cerca pure di mettere in ridicolo il fatto che ci siano alcune persone in quest'arma che mi apprezzano per la mia grande professionalità. Non dire niente. Non so tu cosa provi, ma io sono stufo. Vogliamo guardare insieme alcuni video che ho noleggiato? Sulla pistola dorata, Peggy Sue si fa ammazzare. Come ferivamo. Il video tiro a segno. Chissà che altro inventeranno. Sparami. 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 Ricordami di non noleggiarlo più. È troppo costoso. Grazie di avermi aperto così in fretta. Fa fresco fuori. Mi stia un po' a sentire. Non vorrei mi ritenesse un maleducato, ma sarebbe così gentile da dirmi chi diavolo è lei? Sono delusa, ispettore. Quante volte dobbiamo presentarci? Sono Elizabeth Jenkins. Ti ricordi? L'agente Jenkins. Ah, già, è vero. Non l'avevo riconosciuta senza il manganello. Esattamente che cosa pensa di fare qui? Mi sembra evidente. Ti sto preparando la cena. Contento? Va bene, femmina. Agente o no, adesso la ricreazione è finita. Non mi va neanche un po' di trovare un'estranea in cucina che vuole preparare la cena per me, altrimenti sarei ancora sposata. Oh, lascia perdere, Sledge. È inutile che fai il duro. Abbiamo provato la stessa cosa quando ci siamo incontrati. Cosa? Vuol dire il colpo di frusta? Io voglio dire l'eccitazione, l'elettricità, quell'emozione travolgente. Capito cosa intendo? Sono spiacente, ma io non provo alcuna emozione dal collo in su. Oh, Sledge. Quando sono stata trasferita qui qualche settimana fa, ero sicura che non avrei mai trovato un vero uomo in questo distretto. Ma è stato prima che avessi modo di vedere te in azione. Senta, a tutti piace ricevere un complimento ogni tanto, ma questa volta lei sta esagerando. L'ultima persona che ha disturbato la mia privacy è finita all'ospedale. Quel rompiscatole non doveva insistere così perché comprassi la sua enciclopedia. Bambino, picchiami pure quanto vuoi, io non aspetto altro. Ma che cosa diavolo le ha preso, Jenkins? Gli agenti hanno il permesso di usare un eccesso di forza, non di richiederlo. Ora voglio che lei se ne vada. Dovrò alzarmi presto per incontrare la mia compagna. La tua compagna? Vuoi dire quella donnaccia volgare che ho incontrato stamattina alla centrale, quella stupida smorfiosa? Adesso basta. Nessuno può criticare la mia compagna tranne me. E l'unica ragione per cui la tratto così male è tenere le distanze. La vulnerabilità è fatale per i tutori della legge. Sono disposta a rischiare. Ma non riesce a captare il messaggio, io non ne ho voglia. Adesso la butto fuori. Oh, no, 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 ti prego, lasciami restare, io voglio restare. Ho voluto di fare la brava, la cattiva, tutto quello che vuoi che faccia, io ti amo da impazzire, amami. L'ha fatta proprio grossa, ha rotto un cimelio di famiglia. Quella lampada aveva un grande valore affettivo. Lei accidentalmente ha fulminato il mio povero nonno. Mi dispiace tanto, puniscimi. Stia a sentire, che cosa vuole che faccia venire? La polizia? Ma siamo noi la polizia. Non cerchi di confondermi. Sai, non sarebbe un'idea malvagia. Sono convinta che la polizia dovrebbe partecipare a questa festicciola. Aiuto! Aiuto! Venite, l'ispettore Hammer sta cercando di approfittare di me. Aiuto! Che cosa sta cercando di fare, Jenkins? Vuole peggiorare ulteriormente la mia reputazione. Ma lei è fuori di testa. Ha bisogno di aiuto. Che tipo di aiuto? Non saprei, l'aiuto di un professionista qualificato, qualcuno con cui potrà parlare, qualcuno che l'ascolterà, qualcuno che le pratichi una bella lobotomia frontale. L'unico tipo di aiuto che mi serve è soltanto il tuo. Ispettore, fai l'amore con me. Questo puoi scordartelo. Il mio motto è fate la guerra, non fate l'amore. Ora sparisca immediatamente e io dimenticherò tutto quello che è successo. Ma io non desidero che tu lo dimentichi. Ok, signorina, è davvero una gran bella pistola, ma non ho il tempo di giocare. Fammi vedere la tua e io ti faccio vedere la mia.
va bene, lo ammetto. Bellissima. Grazie. Non lei, la pistola. Quella 38 è un'arma stupenda. Tu non riesci a capire. Io sono venuta qui per giurarti la mia fedeltà eterna. Obbedirei ciecamente a qualsiasi ordine volessi darmi. La smetta di dire fesserie e mi consegni subito quell'arma. Guarda che ti avverto. Non cercare di portarmela via o ti sparerò addosso. Promesse, solo promesse. Ha sentito anche lei un colpo di pistola? Sì, è venuto dall'appartamento di Sledgehammer. Ah, beh. Doro, come mai sei già qui? Sto aspettando Sledge dalle 8. Sono le 9:05, è in ritardo di più di un'ora. Lo so, ed è strano. Solitamente è in ritardo solo di mezz'ora. È molto puntuale nei suoi ritardi. Ho paura che gli sia successo qualcosa. Magari. Ruth. Ah. Rosebud. Pronto? Oh, scusi, devo avere sbagliato numero. Sta cercando l'ispettore Sledgehammer? Già. Chi parla? Sono l'agente Elizabeth Jenkins. Ci siamo conosciute ieri al distretto, si ricorda? Oh, sì, certo. Sledge, cioè l'ispettore Hammer, doveva incontrarsi con me al distretto. Sa perché è in ritardo? Certamente, lo so benissimo. È esausto dopo la nottata che abbiamo passato insieme. Io dubito che l'ispettore Hammer sarà disponibile in questi giorni. A proposito, mi ha pregato di riferirle un messaggio. Creta. Joy, non crederai mai a quello che mi è successo stanotte. E invece ci credo. Il tuo comportamento fa rivoltare lo stomaco, depravato. Daly, hai visto quella nuova agente, come diavolo si chiama, Jenkins? Ah! Accidenti. Cosa diavolo avrò detto di male? Oggi mi perseguitano. Doro, come sono felice di vederti. Ho vissuto un incubo stanotte che non dimenticherò mai. Come vedi, in questo momento sono occupata. Il caso Ginsberg, l'hai già dimenticato? Senti, aspetta un momento, Doro. Non riesco a capire che cosa hanno tutti oggi. Mi trattano come se fossi l'essere più vile della Terra. Come se fossi un candidato del Partito Democratico. Sledge, tutti hanno saputo del tuo abietto comportamento di stanotte. E lo trovano orribile. Anch'io sono sorpresa e rattristata. Ad essere onesti, credevo di conoscerti meglio. Già, anch'io. Non ho alcuna idea di che cosa diavolo tu stia parlando, ma non importa. Devo trovare subito l'agente Jenkins. È un tipo pericoloso. Hammer! Vieni nel mio ufficio immediatamente. Non potrei... D'accordo, vengo subito. Si arrabbi. Eccola lei, la donna diabolica. Mettetevi in salvo! Hammer! Metti via quell'arma! Da oggi la tua carriera nella polizia è finita per sempre. Mettila via, ho detto! No, senta, capitano, non voglio più sentire nessun altro suono uscire da quella tua lurida bocca. Sono stato chiaro? Stavolta l'hai fatta grossa, Hammer. L'hai fatta proprio grossa. Il qui presente agente Jenkins ti ha denunciato per molestia sessuale. Cosa? Ma questo è assurdo. Io ho rapporti intimi solo con la mia pistola. Ed è una relazione strettamente monogama. Zitto, Hammer, nella sua testimonianza... Jenkins dichiara che tu l'hai costretta a entrare nel tuo appartamento per avere, diciamo così, un incontro galante. Lei non cercava un incontro galante, ma esplicitamente del sesso, capitano. La Jenkins non ha tutte le rotelle al loro posto. Mi ha ordinato, arma alla mano, di fare l'amore con lei. Non esattamente ciò che si chiama sesso sicuro. Guardi questo. Quella satanata mi ha sparato.
Lo so, ma secondo il suo rapporto l'ha fatto solo per legittima difesa. Quindi, concludendo, l'agente Jenkins ti accusa di aggressione. Aggressione? Un'aggressione? Questa è la cosa più ridicola che io abbia mai sentito. Se soltanto... Fermo! Basta così, Emmer. Il dipartimento condurrà un'indagine approfondita su questa vicenda. Questo è l'episodio più vergognoso che si sia mai verificato nel mio distretto. Come può essere più grave della volta che ho multato il Papa per vagabondaggio? Ma questa è una montatura. La Jenkins l'ha sognato, altrimenti difenderebbe la sua tesi. Io sono... sono troppo sconvolta per parlare. Perché non vuoi ammettere quello che mi hai fatto? Capitano, per la prima volta nella mia vita, io sono innocente. Emmer, consegnami il tuo distintivo. Non avrai più occasione di farmi soffrire. Quando vengono lanciate delle accuse, l'accusatore dovrebbe essere disposto ad affrontare alcuni accertamenti. Che cosa intende dire? Ho lavorato con Sledge Hammer per molto tempo. D'accordo, Sledge sarà irresponsabile, abbastanza violento, egocentrico, insensibile, maschilista, sadico, crudele, ma eccetto questi piccoli difetti, è un uomo fantastico. E credo che le sue accuse contro di lui siano fasulle. Senti, bambola, le mie 3 settimane in questo distretto sono state un supplizio, quindi non peggiorare le cose. Non dovevo trasferirmi dal 33esimo e tu stai alla larga dal mio armadietto, hai capito? Oh mio Dio. Oh, non è grave, è soltanto svenuta. La porto fuori a prendere un po' d'aria. Ma cos'è stato a farla svenire? Ha saputo che Mickey Rourke si è fidanzato. Je jetterai ta mère dans l'escalier. Je jetterai ta mère dans l'escalier. In tutta la mia carriera non avevo mai sentito nessuno pronunciare così male il francese. Ancora una volta. Je jetterai ta mère dans l'escalier. Pronto? Ispettore, salve, ho qui con me quella smorfiosetta della tua compagna. Perché non vieni a casa mia, 1153 Oceanic Drive Street? A fare 2 chiacchiere e qualcos'altro. Tocca a noi, amica. Andiamo a convincere quella pazza che sei tu il mio unico amore. Ho sempre detto che le donne portano guai. Ho capito, ora ti slego.
Se continui a brontolare ti farò portare il bavaglio tutto l'anno. Jenkins, ma è impazzita! Era una domanda stupida, Ed. Jenkins, lei ha bisogno di consultare un tipo speciale di psichiatra. È il tipo che ha la licenza di uccidere i suoi pazienti. Jenkins, la ricreazione è finita. Se non vuole che qualcuno debba prenderle le misure per la bara, si consegna alla giustizia. No, mai! Sledge. Grazie al cielo, finalmente è finita. Io non ne sarei tanto sicuro. Perché dici questo? La Jenkins potrebbe avere una sorella gemella. Le scene seguenti sono state girate in bianco e nero ed in seguito colorate artificialmente. Vi assicuriamo che non riuscirete a vedere alcuna differenza. Secondo le nostre ultime indagini, Elizabeth Jenkins è scappata 6 mesi fa da un manicomio. Vuol dire un manicomio? Sì, da un manicomio. Visto? Manicomio. Proprio là le venne l'ossessione per i poliziotti, guardando cose a Kin TV. Dopo essere scappata, la Jenkins usò dei documenti falsi per potersi iscrivere all'Accademia di Polizia. Ah. Così, dopo essere stata assegnata al 33esimo, si è subito infatuata di un agente che incarnava il suo ideale di vero uomo come Ginsberg. E quando il povero Ginsberg ha respinto le sue avance, lei l'ha ucciso. E poi si è trasferita qui, dove per poco non si verificava un altro omicidio simile. Un attimo, volete farmi credere che qualcuno affetto da gravi turbe mentali sia riuscito a superare i nostri esami e diventare un agente a tutti gli effetti? Come può essere successa una cosa talmente vergognosa? Non è questo il mistero, Emmer. Il mistero è come sia potuto succedere ancora